quasi a due bot arriva il papat Cesare entro fissi. Porto di brete notizie. Mario? Sì. La fin è tutta. La storia di Mario, figlio partigiano del poeta piemontese Nino Costa, morto a 19 anni durante la battaglia sul Monte Genevri, è stata messa in scena alla Casa del Teatro dei Ragazzi di Torino. Promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione, lo spettacolo ha raccontato il dramma di un padre calato nella tragedia collettiva che ha colpito milioni di persone. Lo spettacolo Tempesta 1944-45 è frutto della collaborazione fra vari artisti. L'elemento forse fondamentale, la lingua piemontese, è stata usata in modo impareggiabile da Nino Costa nella sua ultima raccolta di poesie. Che senso ha portare queste poesie oggi, nel contemporaneo? Ha il senso forte di trasformare quello che è stato un intenso lirismo in qualcosa che ci faccia anche riflettere sulla contemporaneità. Uno spettacolo che parte da queste poesie, che vuole però essere presente nella scelta fatta dal figlio Mario, che a un certo punto parte e va a fare il partigiano e muore nell'agosto del 44, e il padre, che aveva questa forza poetica così umana, non regge questo dolore e l'anno successivo muore anche lui. Abbiamo voluto prendere queste poesie, questo periodo storico a cui si riferiscono, e creare questo insieme.